Ragazzuoli, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, bentornati nel canale, bentornati in questo nuovissimo video. Mi raccomando, un like, un'iscrizione al canale che non vi costano nulla, sono gratuite e quindi forza, forza, forza con questi like. Allora, che dire? Che dire? Secondo me si è raggiunto un livello folle. Ok, si è raggiunto un punto di non ritorno, nel senso, mo capiamoci un attimino, analizziamo un po' di robe, parliamo con calma. Vi ho già registrato da 2 giorni un video che ero convinto di aver mandato live, online in realtà no, che vi faccio uscire stasera, sempre sulla situazione curva, visto che molti hanno scritto delle grandissime boiate. E niente, quindi stasera alle 19:20, tanto lo programmo, esce da solo il video, mi raccomando guardatevelo. L'intro sarà un ricordo ai ragazzi foggiani, alla Ultras, alla Foggia Ultras, scusate, che ha subito questo bruttissimo lutto. Così capite quando l'ho registrato. Allora, si è raggiunto il livello folle. Allora, tanto guarda, vi faccio anche una roba che non dovrei fare. Vi dico una roba che non potrei dire, ma che tanto me ne sbatto i coglioni e la dico. Perché tanto di avere hospitality, non hospitality, non me ne frega più niente. Se ai tempi mi facevo una paranoia, a oggi veramente, cioè vi giuro, non me ne frega niente. E quindi fare un video dove mi incazzo con l'Inter va benissimo, perché tanto, ripeto, vi svelo un segreto, chi gestisce le collaborazioni social all'Inter mi ha tagliato fuori da un giorno all'altro, perché mi è stato anche mandato un link di Luca Mastrangelo. Luchi, te saluto, te mando un abbraccione. Dove si incazzava ai tempi con Inzaghi e praticamente mi hanno detto che io, siccome porto questi contenuti, non posso fare queste collaborazioni, non posso fare delle hospitality più con l'Inter. Da tipo, ragazzi, c'è cioè da io Inter Torino ero a bordo campo ospite di uno sponsor confermato dall'Inter, perché sennò non ci può andare. Lo stesso sponsor mi vuole portare ad Appiano, incontrare il giocatore e quant'altro, non mi possono più invitare perché l'Inter non mi approva. Perfetto, ragazzi, sono passati 10 giorni, cioè da quella cosa ad Appiano 10 giorni. Ok, quindi sti cazzi, sinceramente non mi interessa, anche perché mi spiace, ma io sull'allenatore, su Inzaghi, anzi ho sempre proferito parole belle per lui, però vabbè, ripeto, tant'è che gli mando i messaggi su WhatsApp così. Ma mia cara Inter, ma che cazzo stiamo facendo, amore mio bello, ma che cosa stiamo facendo, ma che prezzi abbiamo raggiunto per Inter Juventus? Ma mi stai prendendo veramente in giro? Inter Juve che costa più del derby. 130 euro? 130 euro? Te lo ripeto. 130 euro un terzo verde? Ma va bene che siamo forti, ma va bene che siamo i campioni in carica, va bene che Inter Juve e le altre costano molto meno, non di troppo. Ma 130 euro. Secondo verde in curva 150 euro in libera vendita. E tanto non ci arriva mai, però. Cioè, veramente? Cioè, veramente questi sono i prezzi? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? A che punto siamo arrivati? A me, raga, io sono stato invitato a Inter Milano, ho venduto il mio biglietto a prezzo di vendita a 100 euro in curva, l'ho ceduto. Ma 130 euro un terzo verde, 200 e passa euro un primo verde. Io capisco che si volesse fermare, mo tira una battuta, ma capitela, un movimento di bagarinaggio, una roba e tutto. Ma non per farlo noi il bagarinaggio,
legale. Che cazzo? Raga, ma che prezzi sono? Ma se un papà vuole portare la famiglia allo stadio a vedere Inter-Juve, che dice, vabbè, piuttosto che andare a vedere una partita di merda, faccio quel sacrificio in più e porto tutta la famiglia a vedere. Ma metti un papà con due figli. Un terzo verde, 260 euro in due. Stai a scherzare? Un quinto dello stipendio medio italiano per due biglietti del terzo anello Inter-Juve. E ci devi mettere il parcheggio, e ci devi mettere quello che ti devi mangiare fuori, e che magari anche solo un panino e una salamella, ma parliamo di 10 euro a testa. Cioè un panino e una bibita, 10 euro a testa. Oh! Io capisco che il calcio ormai sia elitario, che il calcio ormai tutto quello che volete voi, tutto quello che volete voi, girino troppi soldi, bisognerebbe non riempire lo stadio, e invece lo stadio viene sempre riempito, e avete super ragione voi su tutte ste robe. Ma raga, qua si è raggiunto veramente il livello massimo, eh? Perché io non voglio pensare che ci possa essere di più di questo. Poi Inter-Juve sti prezzi, Inter-Arsenal in curva 50 euro, 60 euro. E ve lo starà dicendo uno che ha speso 300 euro di abbonamento, 150 euro di abbonamento Champions, quindi sono 450 euro. Però cioè, mi vedo 25 partite, quante sono? 24. Poco più, poco meno. Qua un papà, se porta il figlio, se riesce a trovare i biglietti per portare il figlio in terzo verde, 260 euro. Amore mio, mi pare eccessivo. Mi pare veramente eccessivo. Magari c'è anche quello che viene da fuori, perché dice, vabbè, oh, io Inter-Juve la voglio andare a vedere. Cioè, non mi interessa, io Inter-Juve la voglio andare a vedere. Magari viene da fuori, c'è il viaggio a un albergo da prenotare, un qualcosa. Sempre che tu riesca a trovarle queste robe su Milano, perché poi Milano adesso è bella, bellissima, io amo Milano, ma si è raggiunto anche il ridicolo ormai. Però, cioè, oh, dai, ritiro la frecciatina con la battutina. Questo è bagarinaggio legalizzato fino a una certa. Fino a una certa. In più, a parte le bestemmie che ho tirato ieri quando ho letto che Zelinski ha avuto un risentimento muscolare, quest'anno i parametri zero non ci stanno dando giusta grazia come quelli dello scorso anno, vedi Thuram. Però a parte questo, c'è un'altra roba di cui mi devo, passatemi il termine, vergognare, perché adesso sto pensando al titolo che metterò al video, quindi sarà qualcosa su mi devo vergognare, qualcosa del genere. Cioè, ieri i Trevisani ha pisciato fuori dal vasino un'altra volta, e gli vogliamo bene al signor Trevisani. Però ogni tanto si fa prendere da quell'euforia che cazzo, Trevisani, ma manco io c'ho tutta quell'euforia, non so, cioè, ma manco dovessi avere un appuntamento con la più buona sulla terra, me sparo ste cacate, non è che improvvisamente divento Brad Pitt. Trevisani ieri, preso dall'euforia, ieri l'altro ieri, ha detto che Federico Di Marco, con il tocco, con il piede, con tutto quello che dirsi voglia, è forte quanto il miglior Beckham. Allora adesso io, Riccardo Trevisani, lo sai, certo, cioè, lo sai, non lo sai, però cioè, ti si vuol bene. E sicuramente lo avrei visto più tu di me, no? Lo hai vissuto più tu di me, anche se io parecchio l'ho vissuto. David Beckham me lo ricordo veramente tanto, me lo ricordo persino il PSG, me lo ricordo contro il Milan, fece un gol su punizione che porco due, quel tocco di palla c'aveva solo lui. Io voglio bene a Di Marco, sono contentissimo di Di Marco, mi piace, mi gasa, italiano, interista, fradicio e tutto. David Beckham era un'altra roba. Trevisani, Beckham,
era un'altra roba. E ti voglio bene, ma David, cioè, porco due David Beckham. E ripeto, assist clamorosi di Marco, super decisivo, super incisivo, a volte anche game changer per delle giocate che riesce a fare, per delle visioni di campo e palla, di lanci che solo lui ha in questo momento, sicuramente tra i 5 terzini più forti al mondo attualmente per rendimento e tutto. Lasciamo David Beckham agli ortaggi e tutto, e lasciamo là, per favore, cioè, è tipo divinità. Ti voglio bene, Trevisani. Non capisco mai perché bisogna sempre cercare di trovare il collegamento, la cosa che Yamal è forte quanto Messi. Yamal è Yamal, Messi è Messi. Daniel Maldini esordisce, sarà forte come il papà, come il nonno. Non tocchiamo le santità del calcio, per favore. Non c'è bisogno. Non siamo obbligati a fare nessun paragone. Un giocatore è un giocatore a sé e tale deve rimanere. Punto. Poi che quello ti può ricordare in alcuni momenti quell'altro. Bene. Bene. Ma non è che se improvvisamente, non lo so, Di Marco inizia a segnare a profusione, segna di qua, di là, di su, di giù, assist decisivo, tiri da lontano, improvvisamente diciamo che Di Marco è più forte di Roberto Carlos. Perché, per carità, ripeto, non voglio nulla togliere a Federico Di Marco, giuro. Ma anche lì sarebbe folle, no? Come venite con me. Quindi questo, signori. Continuo a guidare in questo diluvio, in questa giornata di pioggia milanese, che in realtà da una giornata dovrebbero esserne tipo 5 che deve diluviare a Milano, quindi che bello. L'altro giorno c'è stato un sole che spaccava le pietre ed era fantastico e dava quella... e invece adesso una merda. Quindi niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Scusate se ho affrontato due temi totalmente opposti, potevo dividerli in due video, ma come vedete non mi interessa. Mi interessa chiacchierare con voi, voi mi fate compagnia. E questo, dalla follia del bagarinaggio legalizzato dall'Inter a Riccardo Trevisani, che secondo me l'ha fatto un po' fuori dal vasino. Ricky, un abbraccione, ti voglio bene. Grazie ragazzuoli, like e iscrizione al canale, mi raccomando.